breve intervento sul ruolo che ha giocato il partito di Lenin nella rivoluzione, un elemento assolutamente importante perché nelle ricostruzioni, nelle interpretazioni della rivoluzione russa, veniva ricordato da Francescangeli, diciamo molto spesso questo ruolo o viene negato o viene sottolineato a dismisura oltre quella che è la realtà. È già stato detto, Giulio Calella ha perfino letto una breve citazione dal libro sulla storia della rivoluzione russa di Trotsky, che la rivoluzione di febbraio prese in pieno contropiede i rivoluzionari russi. Ha ricordato come il comitato bolscevico di Vyborg si fosse appena pronunciato contro ogni iniziativa di sciopero proprio alla vigilia di quello sciopero che dette il via alla rivoluzione di febbraio e quindi il via a tutto il processo rivoluzionario che poi sfociò anche nell'ottobre del 17. Ma non furono solo i bolscevichi di Vyborg a essere presi in contropiede, venne preso in contropiede l'intero movimento socialista russo nelle sue diverse componenti, radicali, moderate. Peraltro alcuni non potevano che essere presi in contropiede perché erano lontani, in esilio, Trotsky in America, Lenin in Svizzera, tanti in Siberia. Quindi ovviamente non potevano neanche, diciamo, in qualche modo tentare di misurare il polso di quella che fosse da vicino, il polso della situazione sociale tra le masse delle città e delle campagne russe. In realtà comunque quel grande moto che ha messo in moto la società russa alla fine del febbraio ortodosso, all'inizio del marzo del 17, e che ha portato alla caduta dello zarismo prima e poi a un processo ben più profondo di rivoluzione sociale, quel grande moto è un moto che diciamo noi dobbiamo imparare a saper valorizzare, perché è quello che ci dà, tanto più in momenti di grandissima difficoltà come quelli che hanno vissuto i nostri nonni durante il fascismo, ma anche quelli che viviamo noi in questa depressione delle lotte e della mobilitazione, sapere che a volte quello che avviene all'interno del cuore delle masse, nel cuore intendo dire proprio dove batte battono le emozioni dei tanti milioni di lavoratori, lavoratrici che compongono le masse, molto spesso non riusciamo a sentirlo, tantomeno riusciamo a misurarne la dimensione, e ci possono essere eventi che possono prenderci completamente in contropiede, in un positivo contropiede ovviamente, così come appunto, e poi però su questo ne parlerà Andreu nel pomeriggio, così come è avvenuto e sta avvenendo in Catalogna. Se, naturalmente poi sta alla capacità dei rivoluzionari sapersi adeguare a questa spinta che dal basso viene a volte in modo del tutto imprevisto e a volte perfino imprevedibile. La spinta delle masse non è una prerogativa del febbraio, è una prerogativa di tutto il periodo rivoluzionario russo. La spinta delle masse dopo il febbraio porta migliaia e migliaia di operai a requisire le proprie aziende, porta milioni di contadini russi a occupare le terre, a farle proprie, a bruciare le case dei possidenti, a volte con i possidenti dentro, e trasformare radicalmente le campagne che costituivano l'85% della società russa. Porta centinaia di migliaia di soldati a disertare, a volte dovendo
prima passare per le armi i propri ufficiali. Cioè porta enormi territori in cui le maggioranze etniche erano oppresse dall'imperialismo grande russo, a ribellarsi senza aspettare le promesse di autodeterminazione che il governo provvisorio di Kerensky aveva fatto. Questo è quello che avviene e questo è quello che in realtà mantiene e sostiene la crescita che il partito bolscevico conosce in quei mesi, perché il partito bolscevico è il partito che più riesce a saper interpretare politicamente questa enorme spinta sociale, cioè a trasformare in iniziativa e in proposta politica una spinta sociale mastodontica che viene dal basso. Ecco, il partito bolscevico rispetto a questa spinta sa anche essere estremamente pragmatico. A volte il bolscevismo viene dipinto come una sorta di corrente dogmatica che si basa, vuole applicare teorie scritte sui libri ad ogni stagione e ad ogni territorio. Non è affatto così, l'hanno accennato già altri compagni intervenuti. In realtà il bolscevismo, Lenin in primo luogo, seppe adattare la propria linea politica, la propria proposta esattamente a quello che avveniva. Non a caso Lenin viene ricordato per la famosa citazione dell'analisi concreta della situazione concreta, perché la linea è quella. Questo è abbastanza singolare per un partito, sì, anche, anzi addirittura per il suo massimo dirigente, che effettivamente era un grande estimatore dei grandi padri del marxismo che allora andavano per la maggiore, a partire da Kautsky, con il quale poi successivamente romperà, ma che stimava molto come teorico. Eppure il marxismo di Kautsky, per non parlare di quello di altri teorici del marxismo, figli, eredi, i cosiddetti eredi di Marx, quelli che erano i depositari, diciamo, del messaggio marxista, degli eredi evidentemente immeritevoli, in realtà vedevano la dinamica sociale come una dinamica estremamente deterministica e meccanica, e pensavano che il paese più maturo per la rivoluzione e che quindi avrebbe fatto inevitabilmente la rivoluzione per primo era la Germania, per il suo sviluppo sia culturale che produttivo e sociale. In realtà sappiamo com'è andata poi. E mai avrebbero pensato che la Russia fosse il primo paese che avrebbe osato assaltare il cielo. Mai lo avrebbero pensato, perché ovviamente, appunto, dal punto di vista culturale, sociale, politico, economico, la Russia era il paese più lontano dalla possibilità di immaginare una società diretta dai lavoratori e dalle lavoratrici. Eppure avvenne il contrario, esattamente perché quella generazione straordinaria che ricordava già Antonio nella sua introduzione, quella generazione straordinaria di rivoluzionari che nella loro grande maggioranza si raccoglievano nel partito bolscevico, ma che in realtà alimentavano anche le altre correnti socialiste russe, dalla sinistra dei social rivoluzionari alla sinistra dei menscevichi, i cosiddetti menscevichi internazionalisti, quella straordinaria generazione era una generazione che aveva saputo, certo, tenere conto della tradizione rivoluzionaria dei populisti russi dell'Ottocento, quindi della dedizione il termine rivoluzionari di professione non è stato inventato da Lenin. Lenin lo sistematizza nel che fare, diciamo, ma in realtà era la scelta di vita che migliaia di giovani populisti russi avevano fatto già nel secolo precedente e che li aveva portati molto spesso
fino al patibolo, oltre che diciamo alla clandestinità o all'impegno politico diciamo quotidiano e sociale e politico. Dicevo, quella generazione in realtà sa interpretare la spinta che viene dal basso. Quella generazione sa cogliere, certo con grandi difficoltà, con scontri, con divisioni, sa interpretare la proposta che Lenin fa con le tesi d'aprile al suo rientro, già prima con le lettere da lontano, ma poi sistematizzate nelle tesi d'aprile al suo rientro in Russia. Tesi d'aprile che chiariscono assolutamente come il partito rivoluzionario, il partito dei bolscevichi, debba essere risolutamente contrario a qualunque collaborazione con il governo liberale borghese, prima del principe Lvov e poi di Kerensky. Questo è importante ricordarlo dalle tesi di aprile, ma bisogna anche ricordare che se si leggono bene le tesi di aprile, in realtà le tesi di aprile si pronunciano anche contro ogni insurrezione blanchista. Dicono anche che però bisogna lavorare per far crescere la spinta delle masse. Badate, ovviamente, scritte quelle tesi d'aprile proprio da chi poi, pochi mesi dopo, inizia nel partito non perché, diciamo, è un improvvisatore di linea, ma soprattutto perché capisce che ora è il momento di una battaglia diversa dentro il partito, proprio da quel Lenin che successivamente, a partire da, in particolar modo dal settembre, nel momento in cui prende atto del fallimento delle giornate di luglio, prende atto della spinta reazionaria ben interpretata dal tentativo di putsch di Kerensky, prende atto dell'impantanamento. Grazie Aldo, del tentativo di putsch del generale Kornilov, e prende atto dell'impantanamento della guerra, della crescita del numero dei morti in guerra, prende atto della totale incapacità del governo, qui sì Kerensky, di diciamo dare la minima risposta alle esigenze vere delle masse, perché le masse, come veniva, cioè in realtà per la rivoluzione di febbraio le masse hanno conquistato solamente la democrazia, ma su tutti gli altri piani sostanzialmente, il pane e ancor più la pace, per non parlare della terra ai contadini, non hanno conquistato nulla, se non quella terra che i contadini si sono conquistati da soli bruciando le case dei padroni, o la pace che però individuale che si sono conquistati quei soldati che hanno deciso di lasciare le trincee e di tornarsene al paese. Ora è chiaro che questo è quello che, quindi per le masse cominciava anche a essere, come dire, allora non serve neanche aver fatto la rivoluzione, dobbiamo proprio rassegnarci alla miseria, alla guerra, alla morte, e quindi bisogna rialimentare, dare una nuova speranza, una nuova indicazione alle masse per l'ulteriore avanzamento del processo rivoluzionario. E quindi Lenin dà la battaglia per l'insurrezione, perché capisce che c'è una situazione diciamo potenzialmente favorevole a quella trasformazione. Ovviamente anche questo viene fatto con una linea che è totalmente aliena da quella che sarebbe stata la linea che gli avrebbero dettato i teorici eredi di Marx, Kautsky e compagnia, che non solo non vedevano nella Russia un paese maturo per la rivoluzione, al massimo per una rivoluzione borghese evidentemente, ma tantomeno avrebbero pensato a una rivoluzione che diciamo addirittura puntasse a distruggere l'apparato statale borghese e a sostituirlo con una nuova forma di Stato, o meglio di uno Stato, così come Lenin scriverà
magistralmente in stato di rivoluzione, cioè uno stato che comincia già, o almeno avrebbe dovuto cominciare già, a non essere più uno stato, e cioè lo stato dei soviet. Ecco, questo è tutto un'eresia completa, un'eresia totale. Oggi noi diciamo, appunto, si diceva, no, gli eretici del marxismo, sì, gli eretici del marxismo, ma qui quello che è stato indicato poi per tutto il Novecento come il faro del marxismo in realtà è stato un grande eretico, perfino un eretico di se stesso, una capacità di trasformare e di modificare proprio la sua stessa linea, adottando, dopo che aveva scritto contro il blanchismo, adottando una linea di insurrezionalista per l'ottobre. E qui c'è la discussione molto sorda che avviene tra quelli che oramai sono universalmente riconosciuti come i due più importanti, universalmente riconosciuti nella Russia del 17, come i due più importanti dirigenti del processo rivoluzionario, cioè Lenin e Trotsky, e cioè Lenin che dice bisogna farla subito l'insurrezione, perché queste condizioni oggettivamente favorevoli possono, diciamo, consumarsi e trasformarsi nel loro contrario, e Trotsky che è attento alla necessità di dare il massimo di legittimità all'insurrezione come atto di autodifesa contro la reazione e come iniziativa presa dagli organismi, diciamo, di democrazia di massa, cioè dai soviet, con la scelta sostanzialmente mediata, anche se non c'è ovviamente un atto di compromesso tra i due, con la scelta sostanzialmente mediata di svolgere l'insurrezione nella notte precedente all'apertura del congresso panrusso dei soviet, e cioè appunto nella notte del 25 di ottobre o 7 novembre, che dirsi voglia. Quindi con una capacità di saper gestire anche la duttilità e il pragmatismo, ma anche nel rapporto con la politica, con il consenso, con la legittimazione e con la... Ora, quelle condizioni esistevano effettivamente, perché iniziativa decisa a tavolino, sì certo, ma decisa a tavolino in una situazione nella quale, badate, la città di Pietrogrado aveva una guarnigione di oltre 200.000 soldati al servizio formalmente del governo provvisorio, evidentemente, che erano lì a difenderla potenzialmente da un'eventuale avanzata degli imperi centrali, ma quelli oramai erano abbastanza impantanati pure loro, anche se si erano un po' avvicinati a Pietrogrado, ma anche a gestire, diciamo, la difesa del governo nella città stessa, o meglio nella regione di Pietrogrado. Ebbene, appunto, era universalmente ormai noto che il 25 ci sarebbe stata l'insurrezione, non bastassero le informazioni confidenziali dei poliziotti, diciamo, c'erano stati anche Kamenev e Zinoviev a scriverlo pubblicamente. Ebbene, il 25 Kerensky, di questi 250.000 soldati stanziati nelle varie fortezze attorno a Pietrogrado, ne trova 200 a difendere il palazzo d'inverno, 200, e questi 200, quando arrivano le guardie rosse e gli operai a voler occupare il palazzo d'inverno, nella loro quasi totalità se ne vanno, nel senso che non hanno il coraggio di affrontare, ma non perché non avessero le armi, certamente avevano armi un po' più sofisticate delle guardie rosse, ma perché capivano che era una battaglia totalmente persa in partenza, che fare resistenza, e da qui il fatto che la rivoluzione di ottobre è stata sostanzialmente incruenta. Questo è, diciamo, la capacità, questo è il frutto della capacità politica di quel gruppo dirigente, di quella generazione di militanti, di quel partito, che ha saputo gestire questo tipo di situazione. Ora, naturalmente, poi c'è l'interrogativo di come mai
questo gruppo dirigente, questa generazione, questo partito abbiano avuto quelle trasformazioni così distruttrici che, di cui alcuni compagni nei loro interventi hanno fatto cenno. È chiaro che io non voglio adesso, perché ho finito il mio tempo ed è ora che andiamo a mangiare, non voglio neanche addentrarmi in questo tipo di tema, però è chiaro che questa involuzione successiva io credo che non dobbiamo assolutamente in qualche modo collegarla alla genialità politica, ma anche al coraggio politico, coraggio solo, non solo fisico, ma coraggio di saper andare contro perfino quelle che erano state le loro idee su cui avevano polemizzato fino a pochi mesi prima. Questo credo che sia la grande capacità di quel partito, che appunto era anche basata sulla grande capacità di dibattito democratico aperto e assolutamente a volte perfino troppo pubblico, di cui hanno fatto cenno tanti e tante compagne, che credo che sia un elemento che purtroppo i comunisti, o come li vogliamo chiamare nella loro evoluzione o involuzione successiva, di tanti comunismi che abbiamo conosciuto, non sempre hanno saputo in qualche modo riprodurre e adattare alla propria realtà concreta.